Ciao a tutti e ciao a tutte, eccomi tornata in un nuovo video. Dunque, oggi parliamo di profumi. Voi sapete, vi ho già accennato in qualche video, che una delle altre mie più grandi passioni sono i profumi. Io ne ho davvero tanti e ho pensato che sarebbe stato carino farvi vedere, insomma, i profumi che utilizzo io e magari consigliarvene qualcuno. Oggi in particolar modo ci concentreremo sui profumi di Bottega Verde, sulle essenze di natura, se non sbaglio si chiamano così, quelle che hanno i profumi tipo la frutta, la vaniglia, queste cose qua. Quindi andremo a vedere quelli. Premessa: sapete che io vi consiglio sempre prodotti economici, per cui vi dico che Bottega Verde conviene se avete la tessera, perché con la tessera ogni tot di tempo loro vi mandano a casa una, come si dice, una cartolina con cui sopra ci sono diversi sconti. Infatti i profumi che io ho acquistato li ho acquistati mediante appunto le cartoline, perché gli sconti sono molto vantaggiosi, siccome a volte li fanno dal 50 al 70%, quindi un profumo che vi costa 20 euro magicamente lo andate a pagare 6,99 euro, per esempio, ed è il caso di questi profumi che vi andrò a mostrare. Prima di cominciare però, chiaramente vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale e volete supportarmi, iscrivetevi al canale e lasciate un pollice in su per questo video se vi piace. Chiaramente poi vi aspetto giù nei commenti per lasciarmi le vostre impressioni, i vostri consigli, insomma quello che vi va. Sono sempre molto ben felice di leggervi e sapete che appunto il vostro supporto è fondamentale, quindi veramente vi ringrazio di cuore per ogni volta che lasciate un mi piace, lasciate un commento, vi iscrivete. Per me è davvero davvero importante. Dunque, cominciamo subito. Allora, io sono una persona a cui piacciono i profumi floreali dolci, come si dice, e fruttati anche, per cui tutte le fragranze che andrete a vedere ritroverete insomma queste note, diciamo, all'interno. Ecco, allora parto subito con quelli che ho praticamente quasi finito. Dunque, ho questo qui alla rosa, che come vedete è a metà, è molto buono, è proprio talcato. Infatti io questo qui lo utilizzo d'inverno, non so perché, ma mi dà una sensazione di invernale. È talcato ma è dolce al tempo stesso e mi piace veramente veramente tanto, è delicatissimo. E niente, questo qui mi era stato regalato dalla mia amica per il compleanno, e in un cofanetto che aveva anche la crema corpo e, se non sbaglio, anche la crema mani. Ma è proprio buono buono buono, infatti come vedete è già a metà. Poi un altro profumo che mi piace un sacco è questo qua, Petali di vaniglia, come vedete anche questo qui a metà. Questo qui, raga, è dolcissimo, è buonissimo. Questo qua è super invernale, mi piace un sacco. Poi questo qui dura davvero tantissimo. Ecco, una cosa che vi dirò per ciascun profumo, e non vi ho detto di quello alla rosa, che alcuni hanno una buona durata, altri invece no. Infatti vorrei capire per quale motivo, visto che comunque Bottega Verde fa i profumi penso uguali, quindi non mi capacito del perché alcuni profumi abbiano una durata maggiore e un'altra minore. Allora, questo qui alla vaniglia è davvero ottimo, è proprio una vaniglia dolce, un po' talcata. Ecco, la peculiarità dei profumi di Bottega Verde che io ritrovo, non in tutti, ma nella maggior parte, un sentore di talco, non lo so, che a me piace comunque, che devo dire non mi dispiace come profumazione. Questo è proprio buono, ragazzi, se vi piacciono i profumi dolci, questo è buonissimo. E di questi ci sono anche le acque profumate, chiaramente. Infatti ho quella, l'acqua profumata alla vaniglia, però nera. Quindi dopo vi farò vedere anche il profumo alla vaniglia nera, perché ho anche quello. E buono, 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 questo dura tanto, quindi ve lo consiglio. Quello alla rosa un po' di meno, perché non so come mai, ma vi ho spiegato, Bottega Verde ha questa particolarità. Poi abbiamo sempre la vaniglia, questo qui, vaniglia nera,
come potete vedere, anche questo qua praticamente è quasi finito. Questo è vaniglia dolce, però un po' più speziato rispetto a quello. Infatti questo qua a volte lo metto anche in estate, perché non è una vaniglia troppo, come si dice, non dà quel senso di calore, perché ha le spezie che, diciamo, la vanno a rinfrescare un po', secondo me. Quindi è molto, è dolce come profumo, però ha un che di speziato, che la rende, secondo me, adatta anche al periodo estivo, perché non è troppo pesante. Infatti io di questa ho anche l'acqua profumata, dopo la doccia praticamente mi spruzzo di quella e sono felice. Infatti devo vedere se riesco a trovarlo ancora in offerta, perché è finito e questo qui mi strapiace un sacco ed è buonissimo, infatti è uno dei miei preferiti. Anche questo ha una buona durata, ecco, mi stavo dimenticando, anche questo qua è molto durevole come profumo. Poi passiamo a quelli un po' più estivi, secondo me, che anche già proprio dal, come si dice, dai nomi potete, come dire, intuire. Abbiamo questo qui alla pesca nettarina, ragazze, questo è buonissimo. A parte la durata, io di questo qua penso sia in durata il migliore, insieme ad un altro che adesso vi faccio vedere. Questo qua è veramente fantastico. Allora, intanto il profumo è divino. Non so se avete presente il profumo del Garnier all'albicocca per bambini. Più o meno siamo lì come fragranza, ma questo è ancora più intenso. Ragazze, io veramente non lo so. So solo che quando lo metto, magari mi capita di uscire e di sudare, io torno a casa che sento ancora il profumo di pesca addosso, nonostante io abbia sudato, e comunque il profumo va messo qui nei punti caldi, sul collo comunque si suda, e io non capisco, cioè è veramente fantastico, dovrebbero farli tutti con la stessa lunghezza di durata del profumo della pesca nettarina, perché ragazze è fantastico, è proprio buono, sa di pesca chimica, però è buonissimo, molto fresco, molto fruttato, e io lo adoro, è a metà, infatti sono molto preoccupata perché dovrò andare a ricomprarlo, però è veramente veramente buono e io mi sento di consigliarvelo se siete un amante delle se siete amanti delle fragranze fruttate e fresche, perché questa qui rientra proprio, è la classica fragranza estiva, secondo me, insieme a quella che vi sto per far vedere, che è Mora Selvatica, che come vedete è un po' più pieno rispetto a quella alla pesca, semplicemente perché questa confezione ha un po' un difetto, ma anche questo qui, ragazzi, è buonissimo, sa di mora, di frutti di bosco, potente, è buonissimo, e anche questo qui straconsigliato, anche perché è molto fresco, mamma mia, eppure questo qui è molto duraturo, davvero, e mi piace davvero tanto. L'unico problema è che ho un problema con l'erogatore, praticamente quando spruzzo non so come mai mi fuoriesce il profumo dal tappo, e infatti non lo metto spesso perché mi praticamente è tutta la mano bagnata di profumo. Comunque sia, è molto molto buono e a me piace veramente un sacco, è fantastico. Infatti, cioè, le mie due fragranze preferite estive sono proprio queste due, Pesca Nettarina e Mora Selvatica, perché sono fantastiche. Ultima, ma non per importanza, abbiamo questa qui al cocco, perché chiaramente non potevo farmela scappare, però questa qui è un po' un flop, cioè nel senso, è molto buona, sa di cocco tipo Arbre Magique, non so come descrivervelo, è molto chimico come cocco. Chiaramente è normale che sia chimico, perché il cocco, quando noi andiamo a prendere il cocco vero, non è che profuma, ha un odore neutro, no? Quindi chiaramente devono enfatizzarlo, però buonissimo, però ragazze, quando lo andate a spruzzare dura veramente poco. Infatti sono un po' delusa da questo, perché avevo grandi aspettative su questo qui, però purtroppo
non mi dura quanto mi piacerebbe che durasse. E quindi lo metto e però lo rinforzo perché non dura quanto mi piacerebbe che durasse. E quindi, vabbè, è buono, però peccato per la durata. Signori Bottega Verde, aumentate le durate di questi profumi, aggiungete più essenza, non lo so, fate una magia, rendeteli tutti come il pescanettarina che lo metti al mattino e te lo togli di dosso solo se ti vai a fare la doccia. E davvero, questo è molto buono, però peccato per la durata perché è davvero poca. E niente, come descrizione è molto dolce. Però sta proprio di cocco chimico, cioè vi deve piacere proprio il cocco, ragazze, è inutile che ci stiamo qui a girare intorno, però a me piace un sacco, quindi adoro. Niente ragazze, questa era la mia collezione di profumini di Bottega Verde, e dunque io il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto questo tuffo nel mondo dei profumi, dei miei profumi. Magari se vi piace vi faccio anche quello dei Tesori d'Oriente e sulle acque profumate, magari quello ve lo carico dopo questo perché parlando di tema estivo magari le acque profumate possono interessarvi, ne ho scoperte alcune molto carine quindi non vedo l'ora di dirvi insomma quali sono le mie impressioni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi andate da Bottega Verde, se avete mai acquistato uno di questi profumi e se sì, quale e se vi è piaciuto. Perché poi tra l'altro ci sono anche quelle all'iris, alla viola se non sbaglio, alla viola, sempre al Monoi. Io di Monoi non l'ho comprato perché ne ho un altro che non è di Bottega Verde. Però ci sono tante altre fragranze, quindi fatemi sapere qui sotto se anche voi avete provato qualcosa che io non ho provato e appunto ditemi le vostre impressioni perché come sapete la vostra opinione per me è molto importante. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!